Buongiorno a tutti, come promesso, a circa una settimana dal proseguo di Detective Conan, che si spera tutti ci possa rivelare l'identità di Rum, vi faccio un video riassuntivo dove spiego praticamente tutti e tre i sospetti e vi do la mia interpretazione. Questo è il secondo tentativo di fare il video perché la prima volta ho provato a fare un video dove ricitavo tutte le apparizioni dei vari personaggi, ma veniva veramente troppo lungo. E quindi ho lasciato perdere. E, cominciamo subito. Partiamo da Kuroda, non perché è il mio preferito, ma perché è il primo cronologicamente che appare. Allora, Kuroda sembra essere appunto nel sembra essere stato un membro della National Police Agency, che sarebbe un po' il corrispondente, anche se è sbagliato, giapponese dell'FBI, quindi un centro centrale che coordina tutte le operazioni di polizia in tutto il paese. Poi rimane coinvolto in un incidente per 10 anni, dove praticamente rimane in coma e dove perde l'utilizzo di un occhio e appunto ha una cicatrice. Poi dopo viene trasferito alla centrale di Nagano, dove collabora per la prima volta con Conan nel caso del picchio e con Mei e con Yamato, e poi viene trasferito a Tokyo, dove diventa praticamente il sostituto di Shirato di Matsumoto, e quindi praticamente il nuovo capo della polizia. Mostra subito grande attenzione nei confronti di Conan, individuando come la mente che sta dietro a Goro il Dormiente. Allora, chi credo che sia tra i tre? Allora, cioè nel senso, come lo colloco Kuroda? Allora, l'identità che mi sembra più probabile, quella che sia di Kuroda, sia quella di il padre di Akai, oppure semplicemente il capo della polizia, segreta giapponese. Allora, lui è molto sospetto per il fatto che durante il caso dell'omicidio delle donne poliziotto ha chiamato Barbon per nome, parlando come se fosse Rum, dicendogli di doverli aggiornare di continuare a fare il suo report. Praticamente Rum aveva suggerito a Barbon di continuare ad aggiornarlo e alla fine Kuroda dice: ricordati di fare il tuo lavoro. Però non credo che sia Rum, per il fatto che, come vi ho già detto, fino a quel momento Rum aveva comunicato solamente per messaggi con Barbo. Non c'era motivo quindi di farlo tramite telefono. Ma comunque sia, quei due, durante quella telefonata, Kuroda sembrava veramente parlare come se fosse un superiore rispetto ad Amuro, e conoscendo anche il suo nome in codice, questo può significare solamente che Kuroda forse è il capo della polizia segreta giapponese, o comunque un superiore, se non il capo, comunque superiore rispetto ad Amuro. Certo, rimane ancora il mistero del caso di 10 anni fa, del coma, però è importante, secondo me, se si vogliono incasellare tutti questi personaggi, cominciare ad avere ben presente quello che il loro rapporto che hanno con Rumi, perché Rumi, secondo me, è al centro di questa saga tra tutti e tre, è quella che in qualche modo tesse un po' le fila. Kuroda sembra conoscere Rumi e sembra essere molto interessata a lei. Quindi perché penso che sia il padre di Akai? Perché Akai ci dice chiaramente che suo padre era un agente dell'FBI e anche lui aveva lavorato nel caso di Haneda Koji, e era il caso praticamente risolvere questo caso, è ciò che ha fatto tornare, ciò che ha fatto ciò che ha spinto, che ha motivato Akai ad entrare nell'FBI. E quindi è un caso che evidentemente doveva essere molto importante anche per il padre. E quindi il fatto di averlo comunque, di aver avuto appunto l'occasione di rivedere tante cose, di scoprire certi messaggi in codice per Akai è stata una grande sorpresa, ecco, una grande fonte anche di emozione. E quindi sicuramente Kuroda, avendo un interesse molto forte per la maestra, evidentemente sa del legame che Rumi ha con il caso di Haneda Koji, e quindi
non essendo secondo me la guardia, non potendo secondo me essere la guardia del corpo, è uno superiore di Amuro, un superiore rispetto ad Amuro, ma che allo stesso tempo ha avuto anche a che fare con ha avuto anche a che fare con con il caso di Haneda Koji. E quindi in qualche modo conosce appunto, come vi ho detto, il coinvolgimento di Rumi. C'è l'aspetto fisico, sicuramente, che Tsutomu Okai non viene mostrato sicuramente così, però attenzione, perché quando ci viene mostrato per la prima volta l'ispettrice di cui ora mi sfugge il nome, comunque l'amica di Komei e di Kensuke Yamato, ci spiega praticamente tutta la storia di Kuroda dall'incidente fino a poi la sua promozione diventando a Nagano, andando a Nagano, eccetera, ci dice che il suo aspetto dopo il coma è completamente cambiato rispetto a prima. E quindi cioè, questo non esclude che possa essere il padre di Akai, ecco. Comunque, se non fosse il padre di Akai, potrebbe essere semplicemente il superiore di Amuro, però ecco, quello che mi spinge a pensare che possa essere il padre Akai è appunto questo suo interesse molto forte per Rumi. Probabilmente lui ha individuato, crede che la maestra sia veramente la chiave per risolvere l'omicidio di Haneda Koji. Veniamo proprio a lei adesso, a Rumi, ci viene mostrato come ci viene presentato come l'insegnante, la vice, praticamente la vice insegnante della signora Kobayashi dei Detective Boys. Per la prima volta si mostra molto paurosa, come vi ricorderete nel caso del magazzino, dove praticamente chiede ai Detective Boys di aiutarla a raccogliere della calce praticamente dal magazzino nel cortile della scuola, dove poi dopo vengono coinvolti in un caso, ma subito questo suo apparente goffaggine e paura viene subito smentita quando poi dopo riesce praticamente, picchia quasi selvaggiamente i ladri, e come viene mostrato anche nei casi successivi, fa scivolare accidentalmente l'omicida nel caso nell'omicidio a parte appunto del suo vicino di casa, dove fa scivolare l'assassino, giustificandosi dicendo che era stata lei che semplicemente scivolando aveva causato poi dopo il trauma. E poi soprattutto la vediamo nel file 1005 che ha la lista dell'APTX, e questo diciamo è il particolare ancora secondo me da chiarire più grande di lei. Però in base a tutto io credo che lei sia la guardia del corpo di Haneda Koji, che però non sia stata lei a commettere materialmente il crimine, perché sembra essere legata a un forte sentimento di affetto nei confronti di Haneda Koji. Probabilmente forse lei aveva anche avuto ordine da qualcuno, poteva essere in passato forse far parte dell'organizzazione, anche se questo anche su questo non sono così sicuro, perché Ai non sente l'aura dell'organizzazione vicino a Rumi, e comunque dice che tutto sommato le piace, e quindi questo secondo me incide molto. E poi fin da subito sia lei che Kuroda sono interessati molto a Conan, perché Kuroda individua subito in Conan la mente che sta dietro a Goro il dormiente. E quindi, se loro sono veramente interessati a Conan, questo significa che di fatto conoscono in qualche modo la sua identità, o comunque si vede anche nel caso quando lei, appunto, dopo la gita scolastica, legge le vittime il foglio delle vittime dell'APTX e vede che il nome di Shinji Kudo è accanto a quello di Haneda Koji. Diciamo, non so dare ancora una spiegazione per il fatto come possa aver avuto quella lista. Probabilmente in passato poteva far parte dell'organizzazione, o magari averla tradita. E poi dopo Rum ha fatto, grazie al famoso messaggio in punto di morte, oppure il boss stesso, perché appunto come Yusaku e Akai dicono, in realtà Karasuma potrebbe essere, Asakarun può essere letto come tutto con un nome, e quindi
diciamo, o il boss o Rune possono averla incastrata comunque, e quindi lei in qualche modo sia stata costretta a scappare. Comunque lei si conosceva senza dubbio Aneda Koji, credo che appunto sia la guardia del corpo, che forse per qualche motivo doveva uccidere, ma poi dopo non è riuscita a farlo perché probabilmente lei era legata anche sentimentalmente ad Aneda Koji, e Rum l'ha incastrata, e vedendo praticamente tutti quegli indizi sulla scena del delitto, lei ha preso la tessera di Shogi, che è l'unico pezzo mancante. Lei ce l'ha, quel pezzo di Shogi, perché lei evidentemente era lì, comunque lei era 17 anni fa sulla scena del delitto. E poi dopo sono perse le sue tracce ed è tornata, non si sa bene con quale obiettivo, probabilmente con quello di prendere forse definitivamente i responsabili del caso di Aneda Koji e anche in qualche modo vendicarsi nei confronti dell'organizzazione. Comunque non è un non mi sembra un personaggio. Proprio perché è troppo sospetto, sembra veramente troppo cattivo anche il modo in cui si pone quando l'espressione che assume, la posa che assume quando combatte o quando comincia appunto a cominciano ad accendersi gli occhi, sembra veramente troppo troppo esagerata e sembra mi sembra troppo qualcosa di troppo troppo sospetto. Quindi in passato poteva far parte dell'organizzazione, ma per qualche motivo potrebbe essere uscita, e questo come spiegherebbe anche come mai ha la lista della PTX, ecco. E non, appunto, non credo che siano Rum, perché sia lei che non credo che né lei né Kuroda siano Rum, perché appunto mostrano un'attenzione molto forte nei confronti di Conan. E questa è una cosa molto molto sospetta, perché a parte Belmont, se tutti sapessero appunto che Shinichi Kudo in realtà si era rimpicciolito, la trama prenderebbe una svolta molto molto più grande. Quindi questo è il punto fondamentale. Ciò che invece inoltre appunto Rumi Wakasa è stata molto in contatto con AI, ok? Quindi non credo che sia possa essere sarebbe potuto essere ancora viva, francamente. Inoltre, avrebbe, secondo me, in quanto membro dell'organizzazione, poco interesse a farsi mostrare anche pubblicamente. E lei, tra tutti e tre i personaggi, è quella che è salita più alla luce della ribalta, perché è finita sul giornale, vive a contatto comunque con dei bambini. Insomma, non mi sembra un ruolo propriamente ideale per essere il numero due dell'organizzazione. Quello che invece ad esclusione ritengo possa essere veramente Rum è proprio Wakita, il cuoco di sushi, del ristorante di sushi vicino all'agenzia investigativa. Scusate, devo bere perché. Perché penso questo? Perché a differenza degli altri due, Wakita innanzitutto non ha mai visto AI. E questo è un dettaglio molto importante, ma soprattutto il suo interesse, fin da subito, non è tanto su Conan, ma su Goro. E questa è una cosa molto importante perché ci ricollega a ciò che aveva detto, mi pare che fosse dopo il caso dei detective dell'anima, o cosa aveva detto Jin. Jin, menzionando il caso di Aneda Koji, riconosce che Rum ha commesso diversi errori in passato. E venendo a conoscenza del fatto che Goro poteva eventualmente indagare su questo caso, Jin dice di volerlo uccidere, ok? Perché Goro potrebbe mettere i bastoni tra le ruote. Ovviamente Jin non sa che in realtà dietro Goro c'è proprio Conan. Però questo in qualche modo porta il sospetto su Wakita, perché Wakita tra tutti è l'unico tra i tre che si è approcciato nei confronti di Goro e vivendo vicino alla sua agenzia investigativa lo può maggiormente tenere d'occhio. E inoltre ci sono anche le famose varie circostanze, tre è sicuramente il meno sospetto, e quindi questa sarebbe una similitudine con la saga di Barbon. E anche qua, per la prima volta, quando viene menzionato, esattamente come in Barbon, viene menzionato il Rum, la bevanda dei pirati. Così come la prima volta che era apparso a Muro, veniva menzionato il Barbon, ok? Nel caso appunto dell'omicidio delle nozze, eccetera, eccetera. Quindi, ricapitolando, Wakita superiore e Kuroda superiore di Amuro, possibile padre di Akai.
Rumi Wakasa. Ah, poi una cosa che mi sono scordato di dire di Wakita, chiaramente anche il fatto che nell'omicidio delle montagne di Nagano viene detto praticamente da parte di Amuro che Rum è una persona molto impaziente. E vediamo molti atteggiamenti anche quando tipici di Wakita che sembrano veramente denotare un carattere di questo tipo, anche quando per esempio i sospetti cominciano a dubitare di Goro, lui subito si altera, diciamo, in qualche modo. Quindi Kuroda conosce in qualche modo l'identità di Conan perché gliel'ha detta Amuro e quindi probabilmente è un superiore di Amuro, cioè Amuro magari non sa tutta la verità su Conan, però comunque sa benissimo che è una risorsa troppo importante. Quindi superiore di Amuro e forse padre di Akai a causa del suo coinvolgimento, a causa della sua conoscenza. E del suo interesse nei confronti di Rumi Wakasa. Rumi Wakasa, probabile forse ex membro dell'organizzazione Guardia del Corpo di Haneda Koji, anche perché poi è l'unica donna tra le tre, quindi che forse potrebbe esserlo, e però non Rum. Era lì 17 anni fa, ma non è Rum. Forse è stato veramente Rum a ucciderla e l'ha un po' incastrata e lei è stata costretta a fuggire prendendosi anche il pezzo di Shogi, che era un po' il ricordo del suo amato, e invece Kaneohri Wakita è Rum, in quanto mostra subito interesse, non ha mai visto Ai, mostra interesse per Goro, e Goro, ci dice Jin, è un problema molto grosso per l'organizzazione, tant'è che Jin appunto lo vuole uccidere, e Wakita 3-3 è quello che si è approcciato maggiormente nei confronti di Goro, vivendo anche vicino all'agenzia investigativa. Vediamo quello che succederà nei prossimi file, e poi, a seconda di come evolverà la cosa, ci sarà una nuova domanda e risposta, anche se spero che non ci sarà tempo per una nuova domanda e risposta, vorrà dire che dovremo parlare di tutt'altro, perché vorrà dire che la trama va presa veramente la svolta che tutti ci aspettavamo. Ciao a tutti, ci vediamo quindi prossimamente. Mettete mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo, speriamo tutti presto, con grosse novità, riguardo appunto a Detective Conan. Ciao.